Ciao, mi chiamo Carlo. In questo video andiamo ad impostare le ghost notes. Innanzitutto, cosa sono le ghost notes? Sono delle note, appunto, ghost, fantasma, cioè delle note che non hanno un'altezza reale, ma un suono percussivo. Quindi io le posso fare comunque su tutte le corde. E l'invito sarà poi negli esercizi che ti linko qui sotto a trasportare la cosa su tutte le corde, perché comunque ogni corda ha una tensione diversa e quindi sotto le dita suona diversamente e va esercitata anche quella. Allora, come facciamo fisicamente una ghost? Noi partiamo dalla nota reale appena suonata, andiamo a prendere sempre un re, corda di la, tasto 5. Abbiamo questo re. Noi dobbiamo alleggerire la pressione sulla corda, ma senza lasciarla, perché altrimenti suonerebbe a vuoto. E senza... Adesso sentiamola, così è reale. Io alleggerisco. Ok, e devo andare a sentire questo effetto percussivo. Se la tengo troppo leggera, o suona a vuoto, o suona questa cosa qua, che è un armonico. Quando io sfioro la corda, soprattutto sui tasti 5, ho gli armonici, quindi il rischio di andare a prendere un armonico è alto. E infatti, per esercitarla, per suonare secondo me bene una ghost note, noi dobbiamo farci aiutare anche dalle altre dita. Quindi, dopo aver suonato il re, alleggerisco la corda, appoggio anche uno o più altre dita. In questo modo non ho questo suono con un principio di armonico. Ok? Quindi devo esercitare questa cosa. Sulle diverse dita sarà diverso poi, perché se io metto il re con l'anulare, lo stoppaggio con le altre dita dovrà essere fatto con l'indice medio oppure anche con il mignolo. Vedi? Io qua, oltre ad appoggiare il re con l'anulare, vado comunque a mettere l'indice e il medio e a volte anche il mignolo. In questo modo ho una ghost ben definita. Allora, inizialmente andiamo a suonare 4 volte il re, come da dispensa che ti allego, e 4 ghost note. Mi raccomando, mano destra alterna sempre le dita indice medio ogni colpo e poi soprattutto quando suoni le ghost non alleggerire, cioè non deve essere suonata con un'intensità minore, più piano, perché la ghost devo pensare che sia fatta con la destra. La ghost è tutta questione di mano sinistra, secondo me. Quindi la mano destra colpisce nello stesso modo della nota reale. Anzi, eventualmente puoi pensare di colpire un po' più forte perché comunque la ghost fatica di più a farsi sentire se non la stoppi bene. E quindi eventualmente suona più forte, ma non più piano. Però di massima, in linea generale, suona uguale. Quindi andiamo a suonare 4 volte con il re con il dito 1, 4 ghost, aiutandoci anche con le altre dita, poi cambiamo dito, andiamo col medio sul re, altri 4. E poi stoppiamo. Cambiamo dito. E poi cambiamo dito ancora, mignolo. Ok, questo me lo fai poi su tutte le corde. Come vedi, io ragiono sempre comunque un dito, un tasto di qua, quindi l'impostazione comunque della mano è più o meno un dito, un tasto. Puoi chiudere leggermente, però l'idea rimane poi quella. Nel secondo esercizio, invece, andiamo a suonare soltanto più una nota reale e tre ghost. Col medio, con l'anulare. Benissimo, questa secondo me è un bel aiuto per impostare bene e in maniera giusta la ghost note. Ricordo, ti faccio vedere anche un attimo di qua, non so se no, è difficile farlo vedere. Quando io suono il re, schiaccio così, quando appoggio vado a alleggerire leggermente e scendo anche con un altro, almeno un altro dito, in maniera che le dita sono ben appoggiate, ma non schiacciano il ferretto perché altrimenti uscirebbe la nota.
quello che hai sentito nell'introduzione era un miscuglio, sempre sul re, l'ho fatto con tutte e quattro le dita nella prima parte, dove suonavo. Ok? E soltanto un miscuglio ritmico. Io suono un re, ghost, re, pausa di ottavo, ghost, re. Ta, 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 poi cambio dito e vado sempre a fare il re con il medio. Invece l'ultima cosa che sentite era un pochettino più avanzata, parlava di ranking della mano destra, ma è una cosa più avanzata, magari la vediamo in un altro video. Io con i miei allievi solitamente ho un metodo ben definito dove ho scritto degli esercizi e ci sono delle altre cose graduali, magari più avanti ne farò vedere qualcosetta. Nel frattempo ti ringrazio, conoscevi le ghost, le suonavi già, le suoni anche in questo modo, hai delle maniere alternative per suonarle, fammelo sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo. Thank you.